Schiaccia sassi, il Corato continua a vincere e inanella il quarto successo di fila. Questa volta a farne le spese è il Vieste, che esce dal Fausto Coppi di Ruvo sconfitto per 1-0. Gara quasi mai in discussione. I neroverdi chiudono la pratica già nella prima frazione, grazie al gol di Quacquarelli, mentre nella seconda metà di gioco controllano il match. Mister Di Domenico schiera in campo un 4-4-2. In avanti spazio a Falconieri e a Godirin, 14 gol in 2 in questa stagione. Dall'altra parte Mister Bonetti decide di scendere sul terreno di gioco con un prudente 4-5-1, con De Vita e Andrada che si scambiano la posizione di punta. Dopo una prima parte di studio, il Corato inizia ad attaccare. La prima occasione arriva al quarto d'ora, da calcio d'angolo. Quarta scambia col Falconieri. Il numero 7 va al tiro che viene respinto in corner da Romano. Al 17esimo i neroverdi passano in vantaggio. Quarta dalla fascia si libera dalla marcatura avversaria e pennella un cross al bacio per la testa di Quacquarelli, che fa 1-0. Per lui arriva il primo gol in questo campionato. 3 minuti più tardi il Corato attacca ancora e sfiora il raddoppio. A Godirin vince un rimpallo e serve in corsa a Falconieri, che arriva in area e a tu per tu con Romano fallisce la marcatura. Al 33esimo quarta serve in Falconieri, che dalla parte sinistra dell'area calcia in porta, ma Romano si salva in corner. 2 minuti più tardi, ancora Falconieri, serve di testa Godirin, che con un sombrero riesce a smarcarsi da slitto, ma la sua conclusione termina alta. Al 38esimo Vergori pasticcia in difesa, la sfera arriva ad Andrada che da distanza ravvicinata calcia, ma Dario si oppone con un intervento super. La prima frazione termina con il Corato in vantaggio per 1-0. La ripresa inizia con l'errore al primo minuto di Santoro che si fa scippare palla ad Andrada, che arriva in area e serve Sangare, ma la sua conclusione non impensierisce a Dario. Al quinto minuto Falconieri serve in area quarta che arriva da dietro a tutta velocità e calcia di prima, palla alta. Al 40esimo Santoro crossa in mezzo per Di Federico che controlla e calcia, Romano è attento e blocca. La partita termina con la vittoria del Corato con un gol di scarto. Domenica la capolista neroverde giocherà in trasferta il big match contro il Molfetta, secondo in classifica, mentre il Vieste affronterà in casa il Gallipoli. Coratini e Garganici invece si ritroveranno poi di fronte ad inizio del nuovo anno nella doppia finale regionale di Coppa Italia Dilettanti.